Un'auto in moto a velocità costante è un sistema di riferimento inerziale. Se l'auto improvvisamente frenasse, osserveremmo che un oggetto non ancorato verrebbe spinto in avanti. Un pacco poggiato sul sedile, per esempio, al momento della frenata cadrebbe. Ma che cosa spinge il pacco giù dal sedile? La risposta è diversa a seconda che a rispondere sia l'automobilista del veicolo o un osservatore sulla strada. Rispetto a quest'ultimo, se si trova in un sistema di riferimento inerziale, la velocità del pacco V è la somma della velocità che il pacco ha rispetto all'automobilista, velocità relativa, più la velocità dell'automobile rispetto all'osservatore sulla strada, velocità di trascinamento. Per quanto riguarda l'accelerazione, durante la frenata il sistema di riferimento dell'automobilista non è inerziale e quindi avrà un'accelerazione a t. Moltiplicando per m si ha l'espressione delle forze che agiscono sul pacco dal punto di vista dell'osservatore esterno. Nel sistema di riferimento dell'automobilista, invece, la forza relativa risulta uguale a f meno m per a t. Cioè l'automobilista osserva una forza di più. Questa forza è detta apparente, poiché non c'è una vera e propria azione che la genera. Se osservato dalla strada, infatti, il pacco si muove, per conservare la sua velocità iniziale, per il principio di inerzia.